chiama Laura e accuse un po' di timore. Quindi, per non farla arrabbiare, io le lascerei il microfono. Da quanto tempo? Così tanto avrei potuto dimenticare. Ma io non sono. Io non l'ho fatto. Voi invece sì, ve lo leggo negli sguardi. Spaventare i bambini capricciosi. Vi siete dimenticati. E pensare che un tempo le nostre razze erano alleate. Quando i vostri sovrani sono venuti da noi a chiederci aiuto per combattere le vostre guerre, noi abbiamo risposto. Abbiamo schierato i nostri draghi e la nostra magia al servizio dei vostri eserciti. Abbiamo combattuto fianco a fianco quando ormai avevate perso di speranza. Se la vostra razza ancora cammina su queste terre, lo dovete a noi. Gli esseri umani non sono dotati di buona memoria, e ancor meno di riconoscenza. Quando le guerre furono vinte e i nemici sconfitti, avete cominciato a guardare noi con sospetto. Invece di tributarci gli onori che meritavamo, ci avete perseguitati, ci avete cacciati. Ci avete chiamato streghe, avete ucciso i nostri draghi e torturato le mie sorelle. E nessuno ha mai pagato per quello che è stato fatto. Voi tutti qui presenti, avete dimenticato le colpe dei vostri antenati. Avete dimenticato tutto. Non io. E adesso vi dico che presto, molto presto, arriverà una nuova minaccia. Arriverà il giorno in cui avrete bisogno ancora del mio aiuto. Avrete bisogno di nuovo del mio potere per combattere una nuova battaglia. E sarà allora, solo allora, che vi chiederò il prezzo da pagare per ciò che è stato fatto. Quanti di voi saranno disposti a pagarlo? Lo saprete.